cambio al vertice della Capitaneria di Porto di Pesaro. Il capitano di fregata Claudia Di Luca, dopo 2 anni, cede l'incarico di comandante a Nicola Gaudino, proveniente dalla Capitaneria di Porto di Rimini, dove da ultimo ha ricoperto l'incarico di comandante in seconda. Una bellissima giornata, una grande emozione, soprattutto orgoglioso e contentissimo di essere il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Pesaro e capo del compartimento in una realtà particolarmente eccezionale, permettetemi il termine. Provenendo da Rimini qualcosa già conoscevo, però adesso cambia l'ottica con il quale si vedono le cose. Un conto da turista, un conto da comandante della Capitaneria di Porto. Lavorerò affinché funzioni tutto al meglio, nell'interesse collettivo della città e della collettività. Per il capitano Gaudino già 2 sfide importanti all'orizzonte, dalla questione dell'insabbiamento della Darsena al fondamentale monitoraggio della costa e non solo durante il periodo estivo. È un lavoro che stiamo affrontando assolutamente, siamo certi che in breve termine con l'autorità di sistema portuale si arriverà ad una soluzione assolutamente definitiva per poter eliminare uno dei problemi che affligge un po' tutti i porti dell'Alto Adriatico. Siamo già nella stagione estiva, quale sarà la vostra attività di monitoraggio? Come forse già saprete, da metà giugno è iniziata l'operazione Mare Sicuro e Laghi 2024 e noi continuamente fino alla metà di settembre lavoreremo, saremo sempre presenti sulla fascia di balneazione, sulle coste, sulle nostre spiagge al fine di garantire la sicurezza più ampia dei turisti, dei balneanti, di tutti gli utenti del mare, assolutamente. Il passaggio di consegne tra Di Luca e Gaudino è avvenuto questa mattina alla Capitaneria di Porto. Riconoscerete voi il capitano di fregata Nicola Gaudino, quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Pesaro. La cerimonia è stata un'occasione per condividere l'intenso bilancio delle attività svolte nei 2 anni. Il capitano di fregata Claudia Di Luca saluta Pesaro e si trasferisce a Roma presso il comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto. È una giornata dove davvero si tirano le somme di tutto quanto, che è tanto, più di quello di cui ci si rende conto nel corso del comando. Quindi il lavoro è stato davvero tanto, è stato un bel lavoro, il testimone è passato al comandante Gaudino è importante e sono sicura che lo porterà avanti in maniera eccellente.